Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Con noi oggi Maurizio, 68 anni. Maurizio è un medico di medicina generale, ha una grande esperienza ovviamente come medico, ha tanti assistiti, è un medico che conosce tante cose, tante malattie, conosce bene anche la disfunzione erettile ed è uno di quei prescrittori di inibitori della fosfodiesterasi 5 che conosce a menadito. Maurizio è arrivato alla nostra attenzione tramite un suo paziente che aveva un problema di indurazio penis, aveva una curvatura del pene di 90 gradi, ha inviato il suo paziente alla nostra osservazione, ha avuto il piacere, credo poi lui ce lo testimonierà, di venire in sala operatoria. Io ho voluto che lui venisse con me in sala operatoria quando operavo il suo assistito per vedere la bontà della nostra tecnica mini invasiva anche per trattare le curvature che deformano in modo molto severo. Questo paziente aveva una curvatura di 90 gradi del pene, per vedere questo tipo di approccio in circa 25-30 minuti che risolve in modo brillante il deficit erettile. Dopo questo Maurizio si è convinto, siccome aveva anche lui un deficit erettile che trattava con i farmaci, a effettuare l'impianto di protesi al pene. Sono quattro mesi, che abbiamo fatto questo tipo di intervento. Se ci racconti un pochino sia l'esperienza in sala con quello che hai visto per il tuo paziente, sia quello che è stato il tuo decorso post-operatorio e la tua qualità di vita, come è cambiata. Allora, partendo dal primo intervento, che è stato proprio il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, ho assistito a una serie di interventi. In quella giornata mi sembra che erano 5 o 6 interventi in tutto. E noi che accompagnavamo, io ero l'unico medico di base, gli altri medici che accompagnavano, gli altri assistiti, erano degli urologi di più, proveniente da Bologna, da Torino, l'altro erano due veneti della provincia di Venezia, eccetera, e così. E quindi ognuno dei medici faceva da aiuto, da secondo praticamente ad Antonini, professor Antonini, durante l'intervento. Sono rimasto piacevolmente sorpreso quando mi ha detto di assisterlo nell'intervento del mio assistito. Così è stato fatto, è stata una cosa, un grosso arricchimento e una grossa gratificazione dal punto di vista professionale ed umano. Anzi, per inciso voglio dire questo, che sono stato molto sorpreso della qualità della squadra di base di Antonini, dalla ferrista all'anestesista tutto quanto alla squadra sua, sia della ottima resa che hanno fatto anche gli urologi che accompagnavano i singoli assistiti, perché si è creata immediatamente una situazione ottima per quanto riguardava la sala operatoria. La sera precedente, infatti, ci siamo riuniti con tutti quanti loro, abbiamo fatto una cena conviviale di preparazione a tutti questi interventi. La tecnica è stata veramente sorprendente, perché quello che ho visto è stata la grossa professionalità, la grossa manualità e la capacità di risolvere dei micro problemi, anche non tanto micro problemi, che si sono presentati come di solito succede in sala operatoria. Lui si è visto che era proprio padrone del campo operatorio. E dopo, l'altra cosa che mi ha sorpreso, oltre alla qualità e la mano dell'operatore, la velocità, la rapidità dell'intervento. Era una cosa veramente sorprendente che non immaginavo. E la mini invasività, veramente mini invasività. E questo lo puoi fare quando hai le capacità tecniche e l'esperienza per poterlo fare. Allora, vedendo questo, hai deciso anche tu? Vedendo questo, ho deciso, cominciando ad avere determinate problematiche per quanto riguarda un discorso di mio metabolico, così ho deciso di fare l'intervento, che è stato fatto il 26 giugno. 26 giugno sono stato il primo della mattinata a fare l'intervento. È stato dall'anestesia all'intervento stesso, guardavo sempre l'orologio, io sono rimasto sorpreso ulteriormente della velocità dell'intervento.
non ho avuto febbre, non ho avuto dolore, non ho avuto complicanze di nessun tipo. Sono stato dimesso addirittura, questo piccolo ringraziamento che gli voglio fare adesso con una giornata d'anticipo, e quindi sono venuto alla visita di controllo che era tutto perfetto. Da quel momento ho aspettato pazientemente, tanto avevo aspettato tanto altro tempo, inutilmente a questo punto, aspettare che tutto funzionasse, le famose 3 settimane di attesa, e ho cominciato a avere per l'estate rapporti sessuali. È stato un altro vivere, un altro modo di anche perché psicologicamente c'era sicuramente, se c'era stato un approccio con una partner e tu sapevi di essere monco, diciamo così, di avere determinate problematiche, invece a quel momento sapevi di poter andare benissimo. Per quanto riguarda eiaculazione, erezione, anche le erezioni mattutine, quelle sono rimaste immodificate, l'eiaculazione eccetera è rimasta immodificata, e quello che c'è un discorso di piacevolezza e di appagamento da parte di soddisfazione reciproca. Ma ho voluto usare la partner proprio perché mi ha fatto morire a me dalla soddisfazione reciproca. Mi ha detto: devi dire al professore che c'è stata questa soddisfazione reciproca, e io qua lo sto dicendo in questo momento. Bene, questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché il nostro obiettivo, il nostro goal finale è quello di poter far testimoniare tanti pazienti che entrano nel nostro club, perché questo è un club sì. Antonini Urologi, di pazienti che vivevano un pochino nella penombra o nell'ombra e tornano a splendere, tornano alla luce, alla vita. La qualità di vita, secondo noi, secondo la nostra filosofia, è fondamentale. La qualità di vita sessuale è determinante nell'approccio che qualsiasi uomo può avere verso il prossimo, verso il proprio lavoro, verso i propri pazienti, come nel caso di Maurizio. Lo rifaresti, Maurizio? Certo, e lo consiglio vivamente ad altre pazienti che possano avere problematiche di questo tipo. Io addirittura ho, ecco, un'altra cosa, parlando del club, il professor Antonini ha fatto un gruppo su WhatsApp, in cui mi manda tutti gli interventi che fa, mi tiene aggiornato sempre sul tipo, se ci stanno piccole variazioni sul tema, diciamo così. Mi sento molto gratificato anche da questo aspetto e dal fatto, come dice lui, che si è fatto di appartenere a questo club. E dopo, queste non sono qualità mediche, sono qualità umane che lui ha indubbiamente, di la grande empatia, la grande capacità di comunicare con i colleghi e anche con noi pazienti in questa veste. Grazie. Beh, grazie Maurizio, le tue sono parole molto molto belle, che fanno sempre un grande piacere. Io lavoro per questo, l'empatia secondo me è fondamentale, creare un rapporto diretto con il paziente, non creare una barriera, soprattutto quando si parla di deficit erettivo. Bene, continuiamo nel nostro percorso, andiamo avanti, sempre più determinati a risolvere i problemi di disfunzione erettile di tutti gli uomini che vorranno arrivare alla nostra attenzione. Ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Ciao Maurizio, grazie. Ciao, grazie.